Ciao 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 a tutti. Allora, ho deciso di intitolare questo piccolo video in questo modo, La scoperta dell'acqua calda. Perché? Allora, io non sono una brava esperta di make-up e di trucchi e di bellezza in generale. Vado molto così semplicemente. Sono inesperta, appunto, malgrado la mia non verde età, mi diverto moltissimo comunque con trucchi, e via dicendo. Ho scoperto recentemente, tramite anche mia figlia che me l'aveva suggerito tempo fa, delle cosette in AliExpress che per me sono totalmente nuove. E parlo di queste cosette qua. Che a prima vista possono sembrare caramelline. In realtà, allora, questa lo potete leggere qui, mask. Che cos'è? Si apre proprio come una caramella. Sembra una Mentos. In realtà è una maschera, cioè più che una maschera, serve come copertura per applicare una maschera o un siero di bellezza sul viso. Ed è magico, comodo anche da portare in viaggio perché casualmente ho una ciotolina d'acqua con me, basta immergerlo in acqua o anche semplicemente inumidirlo. Ed ecco qua. La magia è questa. Una maschera a foglio in cotone, in purissimo cotone, da applicare sul viso quando appunto vi spalmate una maschera, una maschera in crema, quelle classiche, non quelle a foglio ovviamente, o un siero di bellezza che ha bisogno di un certo periodo di posa. Ecco qua. Cucù. Per me questa è una furbata incredibile. Praticamente è garza di cotone, ma in questo formato così caramella è utilissimo da portare in viaggio se, non so, siete appunto in vacanza, avete una cena di gala o comunque volete essere belle, volete farvi una maschera o applicarvi un siero e senza portarvi dei pacchetti, vi portate semplicemente la caramellina. E questa è la prima furbata. Metto via. La seconda caramellina è questa. Vedete che c'è il simbolino di un aereo disegnato sopra. E perché? Perché praticamente è una mini salvietta da portare in giro quando si è appunto fuori o in viaggio. E anche questo segue lo stesso principio della maschera, però appunto è una salviettina in cotone, purissimo cotone, 100% anche questo. E io trovo che sia perfetta per le mamme, infatti l'ho suggerito anche a mia figlia. Allora, questa me l'ha suggerita lei, questa invece gliel'ho suggerita io, perché praticamente invece per i bambini, anziché usare le salviettine umidificate, specialmente per i neonati che magari possono dare qualche problemino di sensibilizzazione, dato che comunque le mamme hanno sempre nelle loro borse di Mary Poppins, hanno sempre una bottiglietta d'acqua per i loro bimbi, basta versare un po' di acqua sopra, non c'è bisogno di immergere completamente la compressa, basta versarci un po' di acqua. E si ha a disposizione subito una salviettina umidificata, ma anziché essere imbevuta di liquidi profumati, è imbevuta semplicemente di acqua, l'acqua che vi portate voi da casa. Vedete, il formato è abbastanza grande ed è cotone, è puro cotone anche questo, per rinfrescarsi anche. O appunto per i bambini, mangiano il gelato, via, si lava bene la faccia perché
le salviettine umidificate profumate sul viso ai bambini, io preferisco non usarle, specialmente vicino alla bocca o agli occhi, ecco. E questa invece, appunto, la compressina comodissima da portare in borsa con la bottiglietta d'acqua, poche gocce, ed ecco che avete appunto una salviettina di cotone pronta per rinfrescare il vostro bambino o voi stesse. Niente, fatemi sapere se voi conoscevate già queste diavolerie. Io direi che sono diavolerie molto comode. E vi ringrazio per avermi guardato anche questa volta. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. E al prossimo video. Ciao ciao!